Bene, siamo arrivati alle 9.51 e 20 secondi, adesso io lascerei il microfono totalmente alla nostra scrittrice Giovanna Fileccia perché deve introdurci la presentazione di un ospite. Sentiamo, sì. Prego. Allora, intanto grazie Piero, abbiamo al telefono il direttore editoriale della casa editrice Scatole Parlanti del gruppo Utterson, il direttore Fortunato Nicandro. Buongiorno, buongiorno direttore, mi sente? Buongiorno a voi. Sì, mi sento, voi mi sentite? Sì, benissimo. Bene, buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Presento Piero e Luigi. Molto piacere. Molto lieti, grazie. Direttore, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Noi qui a Radio Amica Weekend abbiamo pensato di dedicare un piccolo spazio al vasto mondo dell'editoria. Abbiamo pensato di coinvolgere proprio la casa editrice Scatole Parlanti per un motivo specifico. Grazie a lei. Per un motivo specifico che poi eventualmente dopo vi dirò, visto che mi riguarda personalmente. Però intanto io vorrei che lei ci presentasse brevemente il gruppo Utterson. Sì, il gruppo editoriale Utterson inizia la sua attività all'inizio del 2012, più o meno con la prima casa editrice che era Alter Ego. Le cose sono andate abbastanza bene, il lavoro insomma, che è stato fatto ha ripagato e per questo è stata aperta una seconda casa editrice che è la casa editrice AUG. Sì. Nel 2017, visto che piano piano ogni casa editrice ha trovato la sua identità e quindi è diventata indipendente rispetto al resto del gruppo, è stata aperta Scatole Parlanti per dare la possibilità a, ad esempio, le poesie che non venivano fatte sulle altre case editrici, sì, di appunto poter essere pubblicate. Dal 2018, che è l'anno nel quale io ho iniziato a, fine 2018 in realtà, ho iniziato io a essere direttore editoriale, fino alla fine del 2019 Scatole Parlanti ha, come si dice, ha lavorato molto bene grazie a tutto lo staff, quindi tutti gli editor, i correttori di bozze, i grafici e quant'altro. E per questo motivo all'inizio del 2020 abbiamo deciso di rilanciare una casa editrice che utilizzavamo più che altro per la saggistica, che si chiama Dialoghi Edizioni. E queste sono le quattro case editrici che fanno parte del gruppo Utterson. Sono quattro case editrici che sono totalmente dipendenti l'una dall'altra, nel senso che poi ogni casa editrice ha la sua linea editoriale, ha il suo direttore editoriale, tranne Dialoghi in realtà, perché io mi occupo di ambedue le case editrici, però al loro interno le case editrici sono del tutto indipendenti. Direttore, una domanda secca se vogliamo. Quanto le vostre linee editoriali coincidono con lo stile che ricercate negli autori? Beh, per quel che mi riguarda io posso parlare naturalmente solo delle case editrici che io rappresento. Per quel che mi riguarda quello che io cerco, comunque quello che noi cerchiamo di fare, è di pubblicare storie che valga la pena di leggere. E ecco, di... e già questo mi sembra un buon inizio, ecco. Quello che ricerco è comunque l'originalità, voglio che lo scrittore che mi sta raccontando la storia possa essere l'unica persona a potermi raccontare quella storia lì, o le sue poesie, o il saggio che ti sta proponendo. Quindi ecco, per me la cosa importante è fondamentalmente questa, avere la possibilità di dare ai lettori una storia che altrimenti non potrebbero trovare soltanto sulle nostre case editrici. A proposito di autori, ho studiato e secondo un sondaggio dell'Istat in Italia ci sono all'incirca 4.000 case editrici tra piccole, medie e grandi, e quindi questo è un buon indice, diciamo. Per quel che riguarda il nostro gruppo editoriale, sì, la cosa che ci accomuna in assoluto è proprio la filosofia del non far pagare gli autori. Per quale motivo? Noi possiamo puntare in questo modo esclusivamente alla qualità non soltanto del nostro lavoro, ma anche dei libri che insomma selezioniamo. Quindi si fa un lavoro che è totalmente diverso rispetto a una pubblicazione a pagamento. Ci sono, non so, ad esempio Amazon, non può essere considerata naturalmente una casa editrice, ma è più che altro, a mio parere naturalmente, un servizio che viene dato a qualcuno. Sì. È
bello effettivamente il pensiero che tutti possano avere la possibilità di essere pubblicati. Diciamo che la casa editrice è lì per fare una specie di scrematura. Ecco, una bella selezione che effettivamente garantisce il prodotto, se vogliamo, no? Sì, indubbiamente essere selezionati rispetto a proporsi e pubblicarsi direttamente dà un certo tipo di qualità. Poi non è detto che non ci siano bellissimi libri che siano pubblicati anche in, insomma, in maniera autonoma, però ecco, la casa editrice sì, è sicuramente una specie di marchio di qualità. Bene, direttore, mi sembra che abbiamo insomma affrontato alcuni argomenti. A me piacerebbe poi continuare questo argomento magari una volta al mese, lei è d'accordo? Ma da parte ovviamente mia trova tutta la disponibilità possibile, lo fa. Bene, certo. Io sono molto fiera di averla qui in radio perché adesso lo possiamo svelare. Scatole Parlanti è la casa editrice che ha pubblicato il mio romanzo Oggetti in Terapia, e quindi sono doppiamente contenta perché posso effettivamente confermare la disponibilità, la professionalità, la serietà della casa editrice, ecco perché l'ho proposta come ospite. Hai fatto bene, anche perché la lettura poi sviluppa empatia. Scatoleparlanti.it, sono quello del gruppo editoriale, il gruppo Atkerson.it, lì troverete tutte le nostre case editrici. La ringraziamo, direttore, e ci sentiamo presto. Grazie, dottore. Io vi auguro un buon fine settimana. Anche a lei. Buongiorno. Grazie ancora, buongiorno. Radio Amica Weekend.